L'uovo di Mastella, che fine ha fatto? Beh, l'uovo di Mastella sarà magari l'uovo della costruzione del centro. Io, come voi sapete, sono partito avendo forse in parte intuito con la mia idea del centro, la costruzione del centro, e non è a caso che il mio movimento si chiama Noi di Centro. È ovvio che sul piano parlamentare le mie risorse oggi sono molto modeste, ma vi assicuro che sul piano dell'estensione territoriale, da quello che vedo, saranno discrete. Quindi collaborando a questa estensione la più ampia possibile in un'area di centro, dove non tutti i protagonisti che avete accennato saranno presenti, perché sarà presente una parte di questi, nel senso che ogni volta che avvengono delle scelte, e io ho maturate diverse nella mia vita politica, c'è sempre una rottura all'interno dei rispettivi schieramenti, una rottura per quanto riguarda le alleanze, ma anche una rottura all'interno degli stessi movimenti politici, perché non tutti quanti sceglieranno una linea, altri resteranno adagiati su quella che percorrevano precedentemente. Sarà il caso, ad esempio, tipico, magari che riguarderà 5 Stelle, cioè chi modulerà la scelta nella direzione di Di Maio, più governista, diciamo, l'altra invece più oltranzista, e mi spiace in questo si sia legato invece il presidente Conte, magari, o forse cambia prospettiva dopo, si ritrovano dopo. La stessa cosa sarà insomma per alcune anime, poi sarà la differenza a questo punto di vista tra il nord e il sud per quanto riguarda anche i partiti che si muovono, quindi non è una cosa semplice. L'unico dato incontrovertibile per quanto mi riguarda, che come dire ho visto giusto, cioè individuando che questa volta il centro c'era, a differenza di quanto dicevano gli altri, e come dire irridenti e riguardosi rispetto a questa prospettiva, in realtà era latente e si considerava questa vicenda che esplose in maniera incontenibile durante la elezione del Capo dello Stato, per la quale i partiti non reggevano più, ognuno stava nello stesso letto e faceva sogni diversi. E quindi in questi sogni, che poi sono naufragati, prima è naufragato il sogno di Berlusconi, che hanno fatto naufragare, poi dopodiché la cosa irrituale e singolare per me, cioè Salvini parte dicendo noi siamo quelli che abbiamo diritto a esprimere un candidato di centrodestra, perché siamo maggioranza relativa, e dopodiché si è constatato che si è arrivati alla scelta fatta da Renzi 7 anni fa. Cioè, insomma, cose singolarissime quelle che sono intervenute, per cui non reggono più i partiti, diciamo, nella formula tradizionale. Non so se mi pare la direttrice della Nazione abbia detto che siamo nella nuova Repubblica. Sì, siamo in una fase completamente nuova. Ora, con tutte quante le fasi nuove vanno composte e ricomposte, come dire, non c'è ancora un'idea originalissima, però vedo che insomma in tanti si stanno muovendo. In questo periodo ho partecipato con Toti, con Quagliariello, insomma, a portare avanti, con Renzi, abbiamo fatto un po' fronte comune, cioè nel senso in modo intelligente. È ovvio che non si poteva stabilire una già idea di centro nel momento in cui, che so, Toti e gli altri erano sul fronte del centrodestra, e Renzi invece era su un altro fronte, però ad esempio ci siamo ritrovati su Casini tutti, lo dico ora dopo che Casini insomma, non è Ce ne stato eravamo fatto un po' capo dello accorti, Stato, è diciamo, omaggio, però come voi non ce l'ha sapete, fatta Casini. eh sì, ho capito, però questo non significa che l'idea di Casini del capo dello Stato non sia l'idea da rimuovere, sia l'idea da rimuovere magari quando riguarda la costruzione di quest'area centrale. Certo, Oggi ce n'è bisogno, secondo me, perché la frantumazione che è avvenuta una parte dall'altra impone un equilibrio al Paese di cui c'è bisogno. Non è un caso che Mattarella sia stato chiamato, Mattarella è un'idea moderata, un'idea mite della politica, certo. questo è apprezzato agli italiani, e questa idea mite in realtà con blocchi contrapposti, che ogni volta tra di loro, insomma anche nei momenti più normali, finivano per andare in un antagonismo frontale, francamente non giova al paese, e invece bisogna recuperare questa idea, non soltanto idea dicendo, ma trasfigurarla sul piano operativo. Secondo me, questo anno avverrà questo, io auspico sarà questo e ci muoveremo per questo, facendo all'inizio, secondo me, una federazione. Voi sapete che io ho proposto dall'inizio questa federazione a modello Margherita, per la Ma è la quale stessa io federazione ho di cui figuro di parla fondatori. Salvini? No, che Salvini, quale Salvini? Ma dove va Salvini? Cioè Salvini per quello che ha fatto non è una cosa, Ora il io Partito perlomeno per quanto Repubblicano riguarda, l'ha letta immagino cosa, questa... ma Partito Repubblicano, io resto Partito Democratico allora a questo punto di vista, non quello che è, ma Partito Democratico, cioè nell'idea contrapposta a Salvini, cioè, ma uno che conduce così e fa fare naufragio alla propria coalizione, e insomma che vuole che guida, al massimo guida il suo partito se lo consideriamo gli altri, ma non più Ecco, una coalizione, poi chi vuole andare con Salvini ci ci va, va. mi Ecco, pare che manco la Meloni voglia andare più con Salvini. aspetta. L'unica cosa
E diciamo fondamentale per questo è la legge proporzionale. E qua noi sfidiamo, che si diceva un tempo, ma i partiti centristi vogliono la quota bassa, noi vogliamo la quota alta, il 5% per me va benissimo, quindi nessun problema da questo punto di vista. E perfetto, su questo dovremo lavorare e andare avanti in questa direzione. Viene il vago sospetto che proprio a questo si volesse arrivare, però magari...